Ciao, sono Giada e oggi vorrei fare tantissimi auguri a Manuela e Maurizio per il Factor, per i loro 2 anni. È il compleanno. Grazie, grazie mille Giada. Grazie. E qui abbiamo oggi ad In Factor, no, nella nostra puntata speciale per il nostro compleanno, Giada Farina de Le Torte di Giada. Ciao Giada e grazie per essere qui. Giada, tu sei famosissima su web, ma anche in TV, sei molto molto famosa. Quindi, però, ugualmente, come facciamo a tutti, chiediamo la tua presentazione. Chi è Giada Farina? Giada Farina è una donna di 41 anni, non nascondo la mia età, che come professione fa la pasticcera e nello specifico la cake designer o decoratrice di torte e di dolci in generale. Sono una persona molto sportiva, molto dinamica e molto creativa perché i miei prodotti comunque esprimono la mia creatività e esprimo la creatività anche delle altre persone, dei miei clienti. Fantastico, ha parlato di creatività, quindi Maurizio, io direi, ci fai vedere qualcosa? Yes, il mio cartoon dalla regia adesso farà partire tutte le torte di Giada. Ecco che finalmente vediamo le torte di Giada. E mi viene da farti subito una domanda. Per fare queste cose ci vuole sicuramente talento, ma quando si parla di talento, ogni tanto le persone sono convinte che chi ha talento riesca a fare quello per cui ha talento senza sforzo. Quindi io un giorno mi sveglio e faccio queste torte qua, se ho talento, oppure ci vuole del duro lavoro anche se si è dotati di talento. Che dici, Giada? Beh, io quello che posso dirvi è che il talento sicuramente è una dote che ognuno di noi può avere in diversi ambiti. Però se non mettiamo il carburante giusto al talento, purtroppo non si va molto più in là di quelli che sono, diciamo, dei passi base, ok? Quindi è necessario comunque stimolare il proprio talento, sviluppare il proprio talento e farlo crescere. E in questo caso la crescita per me negli anni è stato comunque applicare il mio talento sulle mie creazioni giorno dopo giorno, a volte 7 giorni su 7 della settimana, dedicandomi il più possibile alla ricerca, allo sviluppo e anche a imparare nuove cose, quindi ad arricchire il mio talento. Quindi quello che era per me un talento, una passione, è diventato il lavoro. Però chiaramente quando questo diventa un lavoro, ne prende anche pregi, ma anche difetti. Quindi bisogna essere poi in grado di sapere gestire il tutto e quindi il talento sicuramente è un qualcosa che può essere accresciuto a tutti quanti. Tutti, ripeto, abbiamo un talento e possiamo svilupparlo, però bisogna farlo. Non si può pensare che si può stare fermi e questo riesca a fare tutto per noi, ecco. Ecco, anche Maurizio potrebbe sviluppare il tuo talento in cucina, però non lo fa e quindi è solo per quello, Maurizio. Esatto, vero, vero, vero. Però queste torte sono super, super creative, cioè ancora più creative dei miei caroselli. Poi hai visto, Emanuela, come abbiamo concluso con la torta di Sofia, come La tua torta figlia. di Sofia, ho notato, la mia Visto? bambina. Adesso però, Giada, torniamo di nuovo a schermo intero perché abbiamo altre domande. Ed eccoci qui, super belle queste torte, ma naturalmente super, super, super buone. E Giada, tu sei naturalmente una pasticcera o pasticcere, perché sai com'è uno di questi tempi, è un terreno abbastanza minato capire come definire a maschile o a femminile le professioni. E chiaramente, come abbiamo appunto visto, sei una cake designer. Ma Giada, ma sono competenze differenti, complementari? Tu che sei entrambe le cose, ci spieghi un pochettino questa differenza tra ciò che fa il pasticcere e ciò che fa invece il cake designer? Allora, diciamo che la figura del cake designer non è semplicemente che altro il decoratore in pasticceria. Figura che in passato era presente in quasi tutti i laboratori di pasticceria. Cioè c'era la parte del, diciamo, il garzone, il pasticcere, l'aiuto pasticcere e il decoratore, che chiaramente era il personaggio un po' più creativo di tutta quella che era la squadra che componeva i laboratori. Poi, come tutte le cose, ci si evolve nel tempo, nei lavori e quant'altro, e quindi diciamo che i pasticceri sono diventati anche sempre più
attenti alle fasi di produzione e sempre più specializzati anche sulla parte decorativa, che magari prima era affidata ad un'altra persona. Quindi diciamo che io per sentirmi a tutto tondo volevo avere anche quelle che erano le competenze del pasticcere e quindi mi sono impegnata in questo e ho frequentato un corso di pasticceria per accreditarmi come pasticcera, perché fa tutto sempre parte di quello che dicevamo prima del talento, che io avevo il talento sulla decorazione, ma avevo bisogno sicuramente di accrescere la mia base, cioè le fondamenta di quelle che poi sono state lo sviluppare il mio lavoro. E quindi diciamo che si può essere uno o si può essere l'altro, dipende. Diciamo che per essere una figura professionale completa, sicuramente è meglio essere tutte e due le cose. Bellissimo, mi piace, perché probabilmente non è solo in questo settore che può essere applicato questo ragionamento, quindi è molto interessante andare a vedere di essere una figura professionale completa unendo parti di talenti che abbiamo con altro, e quindi mi piace molto. E poi c'è una parte in più, tu hai una visibilità sui social incredibile, hai già delle cose bellissime da mostrare, quindi sicuramente questo aiuta. Però so che hai anche un altro aiutante speciale, che è la tua mamma, che è stato il nostro gancio per arrivare a te. Avete la vostra pagina su LinkedIn con queste cose bellissime, e quindi io di solito dico che se siamo molto bravi, ma non lo diciamo a nessuno, allora è difficile arrivare da qualche parte. Quindi per raggiungere i nostri risultati, ecco, dobbiamo combinare un po' la nostra bravura per la comunicazione. Se la comunicazione è zero, si fa un pochino fatica, tipo magari Maurizio è bravissimo in cucina, però poi non lo comunica e quindi niente. E giusto, volevo chiederti, raccontaci un po' cosa avete fatto sui social, qual è stata la vostra strategia? Allora, la strategia principale che ha attuato Rosy, che si occupa lei appunto, come hai detto, di tutta la parte social, è stata percorrere i tempi. Nel senso che lei, come abbiamo aperto le torte di Giada e la nostra attività, in automatico ha aperto subito una pagina dedicata all'attività, perché lei, oltre che essere tecnologica e di suo le piace molto il mondo dei social ed è molto marketing come persona, da subito ha creduto nelle potenzialità e ha visto un qualcosa che era già nel futuro di quello che poteva essere lo sviluppare, il far conoscere la propria attività sui social. O più che altro lei ha carpito quello che secondo me è stato uno dei punti fondamentali del mondo di internet e della rete, cioè quello che noi possiamo farci conoscere al mondo intero e quindi non limitarci magari al proprio paese, città, provincia, regione e arrivare un po' dappertutto. E questo è stato uno dei cavalli di battaglia, uno dei punti fondamentali della nostra attività e del suo lavoro, principalmente perché comunque è un lavoro a tutti gli effetti, seguire la parte dei social, delle piattaforme, che impegna molto tempo, a volte impegna molto più tempo quello magari che fare altre produzioni, perché lei ci tiene molto e quindi non guarda l'orario se è la sera tardi o un altro, o è la domenica per pubblicare un post o rispondere a qualche cliente, lei è sempre molto attiva. Però devo dire che in questo è stata davvero brava. Perché ha capito che poteva esserci un grandissimo potenziale nell'utilizzo dei social e della rete, ed è una cosa che ancora fa e ancora anche lei si tiene comunque informata, si tiene al passo con i tempi, mi informa sulle tendenze, perché io chiaramente, dovendo lavorare manualmente al prodotto, non sempre ho la possibilità. Il tempo di essere anch'io sui social o seguire tutto, e quindi lei è sicuramente i miei occhi su quello che sono la rete e le piattaforme social in generale. Quindi mi fa capire anche se dobbiamo migliorare qualcosa, quali sono le cose di tendenza del momento. E quindi è una partnership, perché comunque c'è sempre, no, il braccio e la mente che devono andare insieme. E quindi siamo riusciti a creare quello che avete visto voi anche oggi nel tempo, e anche lì c'è voluto, insomma, c'è stata la sua, quello che dicevamo prima, il suo talento nell'utilizzo dei social e nel far crescere
il nostro nome e il brand. Vero, vero, vero. Bello. Sì. Mamma Rosy, bravissima, gentilissima, e c'è anche l'elemento della coerenza, perché poi appunto quando abbiamo contattato Rosy, massima disponibilità, gentilezza, proprio come è l'immagine pubblica delle torte di Giada. Questo è veramente bello e che tanti brand dovrebbero appunto sempre, sempre tenere presente. E Giada, appunto, sui social, ma in generale, appunto anche sui vari quotidiani, eccetera, eccetera. Abbiamo letto una super notizia, ossia Giada, che tu a breve diventerai una prof, giusto? Proprio qui appunto a Brescia, perché poi io e te, Giada, condividiamo anche il territorio, abitiamo entrambi appunto a Brescia. E quindi ti chiedo, ma ai giovani trasmetterai, oltre alle competenze tecniche, anche qualcos'altro? Cioè, in pratica, Giada, ma tu darai ai ragazzi la ricetta per diventare Giada Farina? Io penso che gli darò non la ricetta per diventare Giada Farina, ma gli darò degli spunti per sviluppare la loro di ricetta, per accrescere quello che sarà il loro dolce perfetto, essere le persone che vogliono diventare. Perché per me fare questo passo in primis non è solo mettermi davanti alle persone e spiegare una ricetta o spiegare come fare una decorazione in zucchero, ma è trasmettere il mio entusiasmo, la mia voglia di fare, la mia esperienza di questi anni sulla gestione dell'attività, della produzione, di come cambiano i tempi, come sono cambiati e come cambieranno, di come bisogna essere al passo sempre con i cambiamenti e le richieste dei clienti. E questo lo faccio perché col tempo anche io stessa ho fatto una crescita e negli anni passati mi si chiedeva spesso se potevo fare docenza, cosa che comunque corsi amatoriali o altro, anche consulenze le ho sempre fatte, però diciamo che non mi sentivo ancora abbastanza pronta. Ancora adesso ho ancora tanto da crescere, magari non sono pronta al 100%, però penso che sia arrivato il momento di trasmettere quello che ho immagazzinato in questi anni di attività e di esperienza e trasmetterlo ai ragazzi. Anche perché io credo che i lavori manuali, i lavori artigianali, quelli del pasticcere, quelli del cuoco, qualsiasi altra professione artigianale saranno il motore di questo paese e sono un tesoro da tenersi ben stretto perché la rivoluzione industriale ha portato dei benefit. Probabilmente ci sarà una rivoluzione che dicono essere quella robotica e quindi porterà via, secondo me, quel valore aggiunto che invece è dato dalla professione e dalla persona, dall'artigiano che fa un pezzo unico, un prodotto unico. Noi su questo, secondo me, dobbiamo puntare molto e farlo capire ai giovani d'oggi. Beh, proprio una chiusura da Infactor, no? E anche da LinkedIn. Beh, sicuramente quindi Giada, proprio come le sue torte, no? Sarà la prof più buona del mondo. Questo è sicuro, sicuro. Quindi grazie mille Giada e auguri chiaramente appunto a noi di Infactor, giusto Emanuela. E concludiamo poi appunto con la nostra sigla. Vai, vai. Ah, Posso? sorpresa. Perché visto che stiamo per concludere, io ho una cosa, una sorpresina per voi, visto che sono i due Ah! anni, non Bellissimo! la possiamo mangiare insieme, però virtualmente vi ho preparato questo dolcetto e La auguri! segniamo! Grazie, Grazie! grazie, grazie! Grazie mille, Giada, anche per questa sorpresa e questo regalo per noi. Grazie mille! E adesso concludiamo con la sigla cantata dalla voice di Infactor, Irene Guglielmi. Grazie mille, Giada! E auguri a tutti Ciao noi, eh! Giada, grazie! Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday.